Prego, Assessore. Allora, per quanto riguarda questa interpellanza, il consigliere sottolinea alcuni punti specifici, cinque in particolare. Darei una breve risposta su tutti i cinque punti andando in ordine così come sono stati presentati. Il primo, ringrazio intanto il Corpo della Polizia Municipale, i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto negli ultimi 3 anni i pedoni nei siti richiesti secondo il database regionale sono evidenziati nella tabella e quindi in Piazza Bernini 2 nel 2012, nel 2013 e nel 2014 e soltanto uno nel 2015. Sulla Piazza Rivoli invece 2 nel 2012, nessuno nel 2013, 2 nel 2014 e nessuno nel 2015. Di questi nessun incidente è stato di carattere grave, queste sono informazioni che riporta direttamente il Corpo della Polizia Municipale. Andiamo al punto 2, quello del semaforo. Il semaforo presente sugli attraversamenti pedonali prossimi alla rotatoria di Piazza Alberini era stato installato per consentire l'attraversamento in sicurezza all'utenza portatrice di disabilità visiva in quanto dotato di dispositivi acustici per non vedenti. Qui la nota è molto lunga, la metterò poi a disposizione del consigliere. Sostanzialmente si racconta la diatriba che c'è stata tra il Ministero dei Trasporti e, lo cito testualmente, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Piemonte e della Val d'Aosta, che è un ente che evidentemente dà pareri anche sul posizionamento e sull'accensione dei nostri semafori, sostanzialmente che avevano su questo semaforo 2 pareri diversi. Alla fine è il Ministero che ha sovrastato, in quanto ente sovraordinato, il parere contrario del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche del Piemonte e della Val d'Aosta e ha lasciato alla città la possibilità di scegliere dopo una fase di prova di accensione, dopo una fase di prova di spegnimento, il futuro, il destino di quest'area sostanzialmente. La città nel marzo del 2015 ha definitivamente sciolto il nodo e ha chiesto a IREN di effettuare una sperimentazione, cioè una riaccensione del semaforo con un'analisi dei flussi e degli elementi poi di relativa sicurezza dell'incrocio. Questo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, perché il processo anche qui è la città delibera il progetto, poi IREN, che è il gestore degli impianti semaforici, mette all'interno di un calendario di priorità quelle che sono le azioni da mettere in campo e quindi stiamo attendendo la realizzazione. Alla fine della discussione in questa interpellanza ovviamente mi premurerò di segnalare ad IREN la necessità di iniziare con questa sperimentazione e insieme vedremo i risultati. Andiamo al punto 3. Se si è considerato di realizzare nuove misure per il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti in pedonali in Piazza Rivoli. Non si è ancora, non si è avuta notizia da parte del Corpo della Polizia Municipale di sinistri relativi gravi sull'incrocio. Per il momento abbiamo segnalazioni anche dal Corpo di Polizia Municipale che non ci sono particolari criticità e la segnaletica presente è ovviamente conforme al codice della strada. Rispetto però a quanto segnala il consigliere, io ho attenzionato i miei uffici in maniera tale da monitorare quello che sono le criticità che sono state segnalate e si verificherà, valuterà se, a parte il fatto che fino adesso non è ancora successo nulla, se ci sono, come segnala il consigliere, alcune criticità che vanno in qualche maniera risolte potenziando o la segnaletica o migliorando proprio la disposizione dei passaggi pedonali. Andiamo al punto 4, come si intende affrontare il problema dell'attraversamento ciclabile delle piazze. Allora, in piazza, due punti ovviamente. In Piazza Bernini le transede pedonali sono percorribili anche dalle biciclette che trovano gli attraversamenti segnalati in promiscuo con quelli pedonali. L'esedra est, compresa tra il Corso Tazzoni e Francia, non è stata pedonalizzata per la presenza dell'impianto carburanti. È allo studio una soluzione che prevede l'istituzione di un tracciato ciclabile bidirezionale protetto con riorganizzazione della sosta veicolare. Questo lo dico perché anche all'interno del biciplan quel punto è un punto che è della riorganizzazione della sosta, sostanzialmente con la cancellazione della sosta, per lasciare spazio all'attraversamento bidirezionale protetto per i ciclisti. Sto lavorando perché questo avvenga e quindi voglio rassicurare il consigliere che si arriverà a una soluzione in breve termine.
Sulla piazza Rivoli invece, tranne l'attraversamento ciclopedonale di Corso Vittorio Emanuele che collega le due piste ciclabili monodirezionali dalle banchine del Corso, non sono presenti attraversamenti ciclopedonali in quanto attualmente non esistono ciclabili. Quindi in effetti qui c'è il problema è ancora più grosso, è a monte, non essendo una pista ciclabile che arriva in quella posizione è evidente che anche l'attraversamento pedonale risente di questa mancanza. Anche qui il Biciplan aveva previsto la realizzazione della pista ciclabile su Corso Francia con la sua completamento, in particolare come nel tratto Statuto e Bernini, che attualmente non è finanziato, anche sui corsi Lecce e Trapani la previsione del Biciplan è di realizzare dei controviali a 30 km orari che sono percorribili in sicurezza anche dai ciclisti con un percorso protetto. Ad oggi su questo però non ci sono ancora le risorse per la realizzazione del punto e quindi dovremmo in fase di bilancio riuscire a costruire delle dinamiche che magari lavorando insieme che mettano questo punto come una priorità. Ultimo punto, mi scuso per la lunghezza della risposta, se non si ritiene opportuno ridurre le larghezze interne delle rotonde ed avanzare le linee di arresto per facilitare l'immissione dei veicoli o comunque affrontare il problema in altro modo. Allora, su questo io anche qui la nota è molto lunga, la lascio a disposizione del consigliere. Voglio ricordare però che il dimensionamento dell'anello interno della rotatoria deriva ovviamente da uno studio che è un combinato disposto tra l'analisi dei flussi di traffico insistente all'interno della intersezione e la necessità di garantire una circolazione sulle due corsie parallele con adeguati raggi di curvatura per le autovetture. Segnalo però che sto chiedendo ai nostri uffici anche lo studio di quelle aree che sono messe a disposizione nei semafori davanti al flusso veicolare per i ciclisti, cioè no, il consigliere riconoscerà sicuramente, anche all'interno delle modifiche del codice della strada stiamo spingendo perché il Ministero riconosca questo tipo di strumento e ci mette a disposizione uno strumento che in tutta Europa tra l'altro è utilizzato, che è uno strumento che viene ritenuto sicuro, dico, dalla maggior parte delle associazioni, perché so che anche su questo tema c'è dibattito all'interno delle associazioni dei ciclisti e quindi valuteremo se con questo strumento le intersezioni possano avere un maggior grado di sicurezza per i ciclisti. Ripeto, Presidente, essendo molto lunga e avendo già preso molto tempo, metterò a disposizione dei consiglieri la nota in maniera tale che si entri nel merito delle questioni. Grazie Assessore. Prego Consigliere Bertola. Grazie, ma noi abbiamo sollevato un'interpellanza partendo da questa notizia appunto dei semafori in Piazza Bernini, ma perché comunque su queste due rotonde ci sono una serie di problemi, non saranno forse il punto più pericoloso di Torino, però peraltro anche i dati di incidentalità non saranno enormi ma non sono neanche nulli e quindi comunque un minimo di attenzione la metterei anche soprattutto per i microincidenti, perché poi è vero che magari risultano solo un paio di incidenti abbastanza gravi da provocare l'intervento dei vigili eccetera, però continuamente chi frequenta le piazze vede le auto e i pedoni o i ciclisti che litigano per riuscire a passare e diciamo che i problemi sono comunque un certo numero, partendo forse dall'ultimo, quindi dalla circolazione veicolare, basta recarsi in un qualunque momento, specialmente nelle ore punta in queste rotonde, per vedere le auto che si buttano in mezzo alle rotonde per riuscire a passare. Adesso io naturalmente non sono un tecnico, quindi non è che possa valutare, però ad esempio in Piazza Rivoli, dove la rotonda ha tre corsie, quella più esterna di fatto non esiste perché viene occupata dalle auto che cercano di entrare nella rotonda, che sono costrette a occupare almeno quella e andare ben oltre la linea di arresto per riuscire in qualche modo a infilarsi. E questo crea continuamente, in particolare l'angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Francia, che è il più stretto, continui rischi di incidente tra i veicoli. In più crea appunto problemi anche alla circolazione degli altri, per cui forse le bici possono usare quell'angolo lì per girare quella parte più esterna della rotonda, però sicuramente attraversare queste rotonde con una bicicletta è abbastanza un incubo. Poi è vero che in Piazza Bernini esistono gli attraversamenti ciclabili vicini a quelli pedonali, lo scopro da lei che la parte, cioè che i marciapiedi delle ZED sono ciclopedonali, nel senso che non mi risulta ci sia nessuna segnaletica che dice ai ciclisti che possono usare quel marciapiede, tant'è vero che poi se lo fanno, e lo fanno continuamente, i pedoni si lamentano, per cui forse sarebbe il caso di segnalarlo, anche perché lo scivolo per passare dalla pista ciclabile al marciapiede e ad esempio arrivando dalla pista ciclabile che c'è appunto sulla parte più vicina al centro di Corso Francia, per salire sul marciapiede e arrivare all'attraversamento bisogna usare lo stesso scivolo di un metro che usano i pedoni, quindi bisogna passare sui piedi dei pedoni, quindi forse lì varrebbe la pena, specie se si lavora dall'altra parte come ho sentito per l'angolo dal lato via Duchessa Iolanda, rivedere tutto e tracciare fisicamente delle righe, cioè le corsie ciclabili sui marciapiedi magari per collegare gli attraversamenti e risolvere il problema. Poi è chiaro che tutto il resto, in particolare anche l'attraversamento di Piazza Rivoli, è legato al progetto di
rifacimento di Corso Francia, sistemazione dopo la metropolitana che attende purtroppo dal 2006, e quindi questo lo sai, già oggetto di un'altra mozione che abbiamo presentato, le discuteremo spero a breve, e forse in quell'ambito riusciremo a far partire, come diceva lei giustamente, l'intero lavoro di sistemazione di Corso Francia, compresa Piazza Rivoli. L'ultima questione è sui semafori pedonali. Allora, da una parte ovviamente se il semaforo pedonale acceso incrementa la sicurezza, ben venga. Dall'altra la sensazione di quando anni fa era stato acceso era che non incrementasse la sicurezza ma creasse un mucchio di problemi, nel senso che il semaforo rosso blocca le auto praticamente dentro la rotonda, perché è molto vicino all'interno della rotonda, quindi cioè praticamente blocca tutta la rotonda si intasa, diventa una gran confusione di auto ferme, tram e cose che cercano di passare e il traffico va in tilt. E quando poi magari oltretutto quando poi il semaforo viene effettivamente rosso per le auto e verde per i pedoni, il pedone non c'è più perché ha già attraversato nel frattempo sfruttando un buco, per cui perlomeno sarebbe da valutare magari anche con IREN di usare qualche sistema per far sì che il pedone aspetti il semaforo verde, per esempio i contasecondi che sono già in uso a Chieri, per dire, oltre che in tante città europee che paiono funzionare da questo punto di vista, quindi insomma cercare di fare in modo che se almeno il semaforo viene verde per i pedoni, il pedone ne possa veramente usufruire e non attraversi comunque prima quando capita anche col semaforo rosso. Per cui mi rimando alla sperimentazione e valuterei nel complesso se alla fine la situazione, cioè se l'aumento di sicurezza compensa l'eventuale problema al traffico, che sono abbastanza sicuro si verificherà, e naturalmente appunto, pur facendo prevalere la sicurezza è il caso di verificare che poi la rotonda possa continuare a funzionare, anche tenendo conto che quella rotonda lì ha ben 6 strade che si mettono su una rotonda di raggio abbastanza piccolo e quindi già di suo è molto congestionata. Grazie.